Mi chiamo Carmela Rosalia Iuculano. Ho 40 anni e sono cresciuta a Cerda, vicino a Palermo. Sono pentita di mafia da maggio 2004. La mia era una famiglia normale, serena, finché non divenne signorina e tutto cambiò. Mio padre mi controllava, era geloso di me. Non voleva che uscivo con le altre ragazzine, se c'erano dei maschi, poi. Un giorno incontrai Pino. E a lui vidi la forza, il potere, la possibilità finalmente di sfidare mio padre. Lui, Pino, nipote di Rosolino Rizzo, il boss di Cerda, complice di Nino Giuffrè, braccio destro di Bernardo Provenzano. Ma ancora io tutto questo non lo sapevo. Capii subito che Pino non era il principe azzurro, a casa non si vedeva mai, mi tradiva, mi alzava le mani. Nel frattempo arrivano due figlie, una dietro l'altra, femmine. Mamma di due bimbe, moglie per forza. Non mangio più, bevo, soffro d'anoressia. Una sera ingoio delle pasticche. Una, due, tre. Perdo il conto e mi addormento. In ospedale mio marito dice che non mi ama, che vuole scappare con un'altra. Ah, ma non scappa. Lo zio Rosolino interviene e Pino è costretto a chiedermi scusa. Aveva paura, piangeva, arrivò a chiedermi aiuto. Eccola la mia salvezza. Le redini del gioco ora le prendo in mano io. Pino vuole diventare capomandamento di Cerda e io comincio a coprirlo, a dargli una mano nei suoi traffici. Ormai lo so, sono la moglie di un boss. Ora ho un ruolo tutto mio e ne vado anche orgogliosa. Nel dicembre 2002, quando sono incinta per la terza volta, lo arrestano. E io continuo ad aiutarlo, faccio da tramite tra lui e la famiglia, portando dentro e fuori messaggi e pizzini. Il 4 maggio del 2004, la polizia bussa di nuovo alla mia porta. Sono venuti per me questa volta. Non lo immaginavo così, ma l'arrivo in carcere è traumatico. Cammino e le detenute sussurrano: "Eccola, la posta è boss!" Ma io ho solo paura di essere la moglie di un mafioso, non me ne frega più niente. Dopo pochi giorni mi concedono i domiciliari. Torno a casa e trovo solo le mie figlie ad aspettarmi. Daniela, ormai 12 anni, mi dice: "Mamma, io non ti ho mai detto niente, ma mi vergogno tanto di essere considerata la figlia di un mafioso. Perché non dici la verità alla polizia?" Rimango pietrificata. Lo sai che significa? Dovrò accusare papà di cose molto brutte, persino di aver ucciso. Saremo costrette a partire da sole e non rivedremo più i nonni, gli amici, la nostra bella casa. Mamma, però saremo tutte insieme. È l'alba. Le bambine e il piccolo Andrea dormono. Io scrivo alla procura di Palermo. Essendo io arrestata, credevo che mio marito si sarebbe deciso a collaborare con voi. Non l'ha fatto lui. Lo faccio io. Ho deciso questo passo anche per questo motivo, per iniziare una vita nuova, onesta, pulita, tranquilla, alla luce del sole. Vorrei che i miei figli, crescendo, abbiano un buon esempio da parte mia e iniziare una vita normale come tutti gli altri. Pochi giorni dopo ci portano via. E così entriamo io e i miei bambini a far parte del programma di protezione. Guardo dal finestrino la mia casa, la vita che sto abbandonando. Mi manca la mia terra, il mare, il sole, ma mi piace questa nuova Carmela, mi sento pulita, libera. Sono una persona normale come tutti. Non sono più impigliata in quella ragnatela che è la mafia, che ti stringe fino a non farti più respirare. La mafia non finirà mai fino a quando la gente, i commercianti, gli imprenditori e politici continueranno
continuano ad abbassare la testa e ad avere paura di dire no e di denunciare. Adesso mi piacerebbe poter andare nelle scuole, parlare con i ragazzi, confrontarmi con loro su che cosa è la vera libertà. Ma non sono una donna coraggio, io piango, sono smarrita. Ma guardo i miei figli e mi viene voglia di raccontare la mia storia per cercare di sradicarla, questa cultura mafiosa. E questa volta, la prima, sono stata veramente io a scegliere. Io, Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, e rivolgendomi agli uomini della mafia perché ci sono qua dentro e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è il perdono. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio se avete il coraggio di cambiare, ma loro non cambiano, loro non vogliono cambiare. Vi chiedo per la città di Palermo, signore, che avete reso una città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi la pace, la giustizia, la speranza e l'amore di tutti. E così, mentre piangevo, la folla in lacrime mi batteva le mani. Neanche due mesi dopo, ai funerali degli agenti di Borsellino, durante l'omelia interruppi il cardinale Pappalardo e gridai dai banchi verso l'altare: devi dirglielo che andranno all'inferno, che non avranno vita eterna, altrimenti mi fai una predica dolce. Glielo devi dire. Signori, voi state ammazzando, voi continuate a ammazzare. Per voi non c'è pietà da parte di Dio. Sono passati 22 anni. Il mio dolore è intatto, nonostante il trasferimento in Liguria, il nuovo marito, due figlie avute da lui e l'orgoglio di vedere Emanuele, il piccolo rimasto orfano del padre a soli 4 mesi, ormai ragazzo fatto, allievo dell'Accademia della Guardia di Finanza. 22 anni fa, su quell'altare, dissi che gli uomini non hanno il coraggio di cambiare. Adesso ne sono più che mai convinta. Niente cambierà mai, è la testa dei siciliani, degli italiani che resta sempre quella. Sì, perché qui non si tratta di crocifiggere la Sicilia. C'è un paese intero che è complice. Allo Stato non interessa raccontare la verità. Ha paura di guardarsi dentro, perché ha tanto da nascondere, perché andava a braccetto con la mafia. I due, lo Stato e la mafia, avevano per così dire una certa confidenza, l'interesse di affermare il potere dell'uno e dell'altra. Da una parte gli appalti, dall'altra parte la possibilità di far eleggere un politico. Da una parte un favore, dall'altra parte un altro. Indomani i ragazzi delle scorte lo giurarono: vi vendicheremo! Ma poi figurati, come avrebbero fatto? Non avevano neanche le spalle coperte dalle istituzioni. Nessuno voleva morire quel giorno. Nessuno voleva fare l'eroe, il martire, il decorato della patria. Loro sono stati soltanto dei poveri sfigati che sono finiti lì al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Io parlo per percezioni, non ho le prove in mano, ma sento che qualcuno si è venduto i suoi fratelli, li ha traditi. Mi chiamo Felicia Impastato, sono una donna di poche parole, non so fare grandi discorsi, non so parlare bene, ma vi voglio raccontare la mia storia e quella di mio figlio, Peppino. Quando raggiunsi l'età da marito, i miei genitori il marito me lo avevano già scelto. Non avevano voce in capitolo, su quel punto, le donne. Ma io mi opposi con tutte le mie forze a quel matrimonio. Volevo sposare l'uomo che amavo, e quell'uomo era Luigi Impastato. Non sapevo che la persona con cui avevo deciso di vivere era già fortemente legata alla mafia. Era stato al confino, ad Ustica, insieme ad altri mafiosi, durante il fascismo. Quando lo scoprì, gli dissi: stai attento, Luigi, perché gente mafiosa dentro casa non ne voglio. Se mi porti un mafioso in casa, me ne torno da mia madre. E sì, questo gli dissi, ma ormai la mafia ce l'avevo in casa mia. La vita con Luigi non fu facile. Era un uomo abituato a fare tutto quello che voleva, a comandare,
in casa e fuori, un vero marito padrone. Litigavamo spesso, ma le liti si fecero più forti quando presi a difendere Peppino davanti a suo padre. Il cognato di Luigi, Cesare Manzella, era un boss mafioso e fu fatto saltare in aria su una giuletta al Tritolo durante una guerra di mafia. Peppino era spaventato, continuava a chiedere, a fare domande e alla fine mi disse: veramente delinquenti sono allora i parenti di papà. Adesso in casa non avevo solo la mafia, avevo anche l'antimafia. Da adolescente Peppino si mise a frequentare i circoli del Partito Comunista, a leggere poesie, si innamorò della letteratura, dell'arte, del cinema d'impegno civile di quegli anni e poi della lotta di classe. Mi incantavo a sentirlo parlare, parlava bene Peppino, si sentiva che aveva studiato. Nel mondo ci sono la bellezza e gli oppressi. Per quanto possibile, per quanto difficile, mamma, vorrei essere fedele a tutti e due, mi diceva, alla bellezza e agli oppressi, e si batteva contro i palazzinari e le speculazioni mafiose. Io Peppino lo capivo, capivo la sua grande voglia di libertà e di giustizia, ma capivo anche suo padre, e quando Peppino pubblicò un articolo contro la mafia su un giornale locale, andai in giro per le edicole di tutta la città, comprai tutti i giornali e li distrussi tutti quanti. Cercai anche di convincere i suoi compagni di partito a dirgli di lasciar perdere, di smettere di fare la guerra alla mafia, soprattutto quella contro Lontano Badalamenti, il boss di Cinisi, era il capo di Cosa Nostra allora. Tano Seduto lo chiamava. Non volevo che mio figlio restasse ucciso per vendetta. Quelli erano davvero troppo forti, troppo potenti, e lui era solo un ragazzo. Peppino se ne andò di casa dopo una lite violenta col padre. In quell'occasione ebbe il coraggio di gridare davanti a suo padre quello che aveva scritto sul giornale, e cioè che la mafia è una montagna di merda. In 8 mesi persi marito e figlio. Il corpo di Peppino fu fatto saltare in aria da una carica di Tritolo messa sui binari della linea ferrata Palermo-Trapani. A pezzi me l'avevano fatto. Era il 9 maggio del 1978, lo stesso giorno in cui fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse, insieme alla sua scorta. A nessuno interessava la notizia della morte di mio figlio. E la televisione disse che un extra parlamentare di sinistra si era suicidato, buttandosi sotto un treno. Qualcuno disse anche che un terrorista si era fatto saltare in aria da solo, durante un attentato andato male. Mi sono costituita parte civile al processo. Non ho pianto una sola lacrima, ma ho gridato dal primo giorno che mio figlio era stato assassinato. Io sono una donna che ha poche parole, non so fare grandi discorsi, non so parlare bene, ma ho bussato a tutte le porte. Ho parlato con i carabinieri, la polizia, i giudici, i giornalisti. Ho parlato con il giudice Rocco Chinnici, povera vittima di mafia. Anche lui fatto saltare in aria da una carica al Tritolo. Come Peppino, come Falcone, come Borsellino, come tanti altri. Troppi.